Ogni giorno circa 35.000 minori assumono antidepressivi. Agempres. La professoressa Vincenza Palmieri, presidente dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, è intervenuta in audizione presso la Commissione parlamentare Infanzia e Adolescenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori, tematica su cui ha inteso sviluppare un focus per approfondire le condizioni legate al disagio fisico e mentale dei bambini e adolescenti. Alla presenza delle vicepresidenti, Sen. Enza Blundo e onorevole Sandra Zampa, e dei componenti della commissione Sen. Gaetano Nastri e onorevole Francesco Prina, il presidente Palmieri è stata chiamata ad intervenire in qualità di profonda conoscitrice del tema, in virtù dell'esperienza più che trentennale. Nell'illustrare la situazione, ha dunque analizzato l'attuale esplicarsi del diritto alla salute dei minori nel nostro paese, correlando in particolare il concetto di disagio mentale all'abuso diagnostico e all'incremento delle prescrizioni e del consumo di psicofarmaci, sottolineando come vi sia oggi un eccesso di diagnosi, in termini di quantità e qualità. Il mio quesito, ha dichiarato, è: sono aumentati i ragazzi disabili, i bambini matti da legare, gli adolescenti con disturbi o sono aumentate le tipologie di diagnosi per cui sempre più popolazione minorile rientra nel range della patologia? Quello che voglio dire è che da una parte vengono amplificate le diagnosi, dall'altra abbiamo un incremento della somministrazione degli psicofarmaci come pure della possibilità da parte dei ragazzi di accedervi senza alcun controllo, acquistando tramite internet o altri canali, fino a passare anche attraverso le farmacie. Riporto le testimonianze e le storie dei ragazzi e delle loro famiglie che, in fase di dismissione degli psicofarmaci, riescono purtroppo a procurarsi tali psicofarmaci senza alcuna prescrizione. Lo stesso CNR di Pisa ha evidenziato che sono stati circa 200.000 i ragazzi italiani che, nel 2014, hanno assunto psicofarmaci e, di questi, 1 su 10, senza prescrizione medica. Attraverso il programma Vivere senza psicofarmaci da lei fondato come psicologo clinico e giuridico e come pedagogista familiare, Vincenza Palmieri quotidianamente incontra, in team con altri professionisti, ragazzi che diventano dipendenti dalle sostanze che assumono. Ha, pertanto, sottolineato, ogni giorno 33.500 bambini italiani assumono antidepressivi che inducono potenzialmente al suicidio, e 1 su 4, 25 studio Glaxo, mostra dipendenza dal farmaco. Pensate che nel 2014 su 9.924 ricoveri di adolescenti della fascia 14-18 anni, 27 al giorno, quasi il 30 è avvenuto in psichiatria per adulti e, fatto allarmante su cui è necessaria la massima attenzione da parte delle istituzioni, è che nel 2012 avevamo 70 bambini ricoverati in TSO e nel 2014 abbiamo avuto 101 bambini ricoverati, sempre in TSO, per disturbi dell'età preadulta, cioè disturbi dell'adolescenza. Personalmente, ha continuato la professoressa Palmieri, invece di parlare di presa in carico psichiatrica precoce, credo sia importante parlare di azioni di presa in carico sociale delle questioni che attengono alla gestione sociale dell'infanzia e dell'adolescenza. Così come bisogna porre un fuoco di attenzione sulla creazione di politiche rivolte esclusivamente a queste fasce di età, al fatto ad esempio che nei quartieri ci debbano essere più spazi, che debba essere consentito giocare nei cortili,
che si rimuovano i famosi cartelli che vietano di praticare qualsiasi gioco. Credo pertanto, ha concluso, che non debba essere precoce la presa in carico psichiatrica, quanto l'intervento sociale, la pedagogia familiare, il sostegno alla mamma che lavora, la possibilità che i ragazzi si aggreghino spontaneamente, una scuola veramente inclusiva e non soltanto centri ludici solitamente frequentati dai più piccoli e non dagli adolescenti. È indispensabile iniziare a parlare di politiche di quartiere e alloggiative con spazi culturali per gli adolescenti e non solo per i bambini, e di politiche scolastiche includenti per evitare la deriva medicalizzata della scuola di oggi. Questo l'appello rivolto dal presidente Palmieri ai componenti della Commissione Infanzia e Adolescenza, affinché prevedano programmi di intervento efficaci non riconducibili in prima battuta a una prevenzione di tipo esclusivamente sanitario.